Benvenuti, cominciamo con questo tutorial a parlare di azioni. Innanzitutto, cosa sono le azioni? Le azioni, diciamo così, servono a farci risparmiare tempo nel compiere dei comandi ripetitivi, quelli da applicare alle nostre immagini, sia da quelli più semplici come modifiche delle dimensioni, risoluzione, nitidezza, modifica del colore, eccetera, a quelli più elaborati che creano effetti e modifiche con procedimenti molto lunghi. Inoltre pensate di compiere anche piccole trasformazioni a più immagini, a moltissime immagini. E qui ci vengono incontro le azioni che con un semplice clic rende il lavoro tutto automatizzato, molto veloce e naturalmente senza fatica. Cominciamo col vedere intanto il pannello delle azioni, vedete? Se non l'avete visualizzato dovete andare su Finestra e cliccare su Azioni. La paletta qui delle azioni, vedete, qui abbiamo alcune azioni che sono quelle predefinite da Photoshop e quindi ve le trovate già nel programma. Naturalmente qui sono tante, vedete, abbiamo parecchie azioni e le azioni intanto andiamo a vedere in generale, dopo piano piano vedremo nel dettaglio. Vedete, qui abbiamo intanto un set. Cos'è un set? Un set è un raccoglitore che può contenere un'azione o anche più azioni. Poi dentro il set, se noi clicchiamo qui sul triangolino, vedete, abbiamo le varie azioni. Se clicchiamo ancora nel triangolino delle azioni, vedete, si aprono tutti i comandi, tutti i passaggi che hanno creato questo tipo di azione. Se noi clicchiamo sul triangolino con il tasto Alt, vedete, si aprono tutti i passaggi dell'azione. Se riclicchiamo si chiudono tutti i vari comandi e passaggi. E qui in basso, vedete, abbiamo tutti questi bottoni che ci permettono di far partire un'azione, di registrare un'azione, di salvarla, di cancellarla e via dicendo. Proviamo a fare partire intanto un'azione, ad esempio questa tonalità seppia, vedete, clicchiamo sopra. Andiamo qui nel primo comando e clicchiamo sulla freccetta, vedete, che fa partire l'azione. Adesso viene elaborata, vedete, ecco qua, ha già creato l'azione, vedete, ha creato questo effetto seppia sulla nostra immagine. Abbiamo poi, vedete, le caselle di dialogo che possiamo attivare o disattivare. Adesso qui andiamo un attimo, vedete, abbiamo fatto partire questa azione che è la tonalità seppia. Torniamo indietro alla nostra immagine e qui potete premere il tasto F12, vedete, l'immagine ritorna allo stato iniziale, quindi cancella tutto quello che abbiamo fatto fino adesso. Possiamo, vedete, attivare, ci chiede ok. E qui ogni volta adesso l'azione si fermerà e ci permetterà di poter intervenire dentro l'azione. Facciamo partire, guardate, intanto dice crea una nuova istantanea, facciamo ok. Poi nuovo livello, livello 1, posso dare un altro nome naturalmente, ok. Poi tonalità e saturazione, vedete, abbiamo creato un livello tonalità e saturazione. E qui possiamo addirittura cambiare, vedete, le impostazioni della tonalità e della saturazione. Premiamo ok, vedete, e l'azione adesso ha terminato, quindi queste finestre di dialogo ci permettono di intervenire. Possiamo eliminarle tutte, vedete, oppure aggiungerle tutte, adesso le ritolgo, oppure aggiungere anche, anche qui una alla volta, vedete, ad esempio questa, oppure vediamo un po' quelle che ci permette, vedete, e questa qui. Adesso togliamo tutto e premiamo ancora F12 per tornare alla nostra immagine iniziale. Come tutti i pannelli abbiamo le impostazioni, vedete, da qui possiamo caricare delle azioni, ripristinare delle azioni, sostituire delle azioni, creare una nuova azione, un nuovo set, questo poi lo vediamo tutto dopo. Vedete, qui abbiamo le azioni che sono già inserite da Photoshop, quindi per esempio possiamo caricare questa qui delle cornici, clicchiamo, vedete, vengono aggiunte. Adesso andiamo su,
clicchiamo il nostro triangolino, vedete, queste qui sono tutte le azioni delle cornici. Infatti, se noi premiamo, facciamo partire l'azione, per esempio, di angoli foto, andate, andiamo a vedere, ecco qua, si è creato questo effetto di angoli alla nostra immagine. Possiamo naturalmente, vedete, adesso questo qui, tutto il set o anche una semplice azione, trascinarla nel cestino per cancellare. Ritorniamo alla nostra azione predefinita con la tonalità seppia e premiamo F12 per ritornare al punto di partenza e cominciamo invece adesso a vedere, a creare un'azione. Prima però volevo anche farvi mostrare questo qui, vedete. Abbiamo anche questa possibilità, vedete, abbiamo qui modalità pulsante, cioè noi possiamo visualizzare il nostro set collezioni in questo modo, con tutti i comandi, eccetera, oppure guardate, anche in modalità pulsante, vedete, basta cliccare sul pulsante e parte l'azione. Ritorniamo al metodo modalità normale e vediamo come invece creare una vera e propria azione. Per creare un'azione, dobbiamo innanzitutto pensare che non si debba mai interrompere, cioè dobbiamo fare in modo che le azioni funzionino con tutte le immagini e che tutte abbiano la possibilità di far funzionare queste azioni. Quindi bisogna trovare degli accorgimenti che adesso mano a mano vedremo piano piano e vediamo anche come. Quindi creiamo innanzitutto, adesso qui clicchiamo sul triangolino e cominciamo col creare la nostra prima azione, quindi creiamo primo un set, vedete, e lo chiamiamo seppia, anzi facciamo così, effetto seppia. Ok, poi vedete, abbiamo creato il nostro, diciamo, contenitore, il nostro set, adesso qui dentro cominciamo a creare la nostra prima azione, quindi nuova azione. E la chiamiamo, vedete, nome, la chiamiamo seppia 1. Poi vedete, abbiamo il set che è dentro l'effetto seppia, poi possiamo assegnare un tasto funzione per far partire la nostra azione, poi possiamo anche dare un colore, vedete, di visualizzazione a a questa azione. E poi possiamo cominciare a registrare. Quindi registra e cominciamo. Non vi preoccupate, vedete, adesso sta registrando, ma praticamente non registra niente, cioè registra solo i comandi che vengono impartiti. Quindi se noi stiamo fermi non viene registrato assolutamente niente. Ora cominciamo con il duplicare il nostro livello, il nostro sfondo. Quindi sappiamo i tasti di scelta rapida. Ah, qui vedete, possiamo scegliere livello, vedete? Duplica livello oppure usare anche i tasti di scelta rapida. L'importante, come abbiamo detto prima, è che si deve tenere conto di far funzionare l'azione per tutte le immagini e anche per le, diciamo così, per chi usa Photoshop in un'altra lingua, per esempio in inglese. E quindi dobbiamo impartire sempre comandi che possono andare bene e quindi dei comandi univoci. Quindi proviamo a premere Ctrl e J. Vedete, abbiamo creato un nuovo livello e qui vedete si è aggiunto crea livello copiato. Ora andiamo avanti e andiamo in immagine, regolazioni, togli saturazione, oppure vedete maiuscolo, CTRL U, proviamo, maiuscolo, CTRL U. Allora quindi maiuscolo, CTRL U, vedete, si è aggiunto togli saturazione. Ora andiamo avanti e creiamo un livello di regolazione, tonalità e saturazione. Andiamo qui sotto, vedete, clicchiamo tonalità e saturazione, prendiamo le proprietà e qui adesso portiamo, allora la tonalità la portiamo, anzi intanto clicchiamo su colore e qui portiamo a 30 circa la tonalità. Vedete, io adesso ho spostato il triangolino. Se avete fatto delle prove prima, quando create l'azione, eccetera, vi conviene scrivere direttamente il numerino. Quindi saturazione portiamo, non so, 15, vediamo. La luminosità la siamo a 0, però al massimo, guardate, spostiamo un po' più là. Tonalità,
Ecco, abbiamo creato, vedete, questo effetto seppia. A questo punto, se per caso togliamo via adesso le proprietà, guardate, se io per errore dovessi andare, vedete, seleziono un livello, niente paura, si può chiudere, fermare la registrazione attraverso questo bottone, vedete, fermiamo, vedete, non è più rosso. Poi guardate, seleziono il livello, vedete, l'informazione che abbiamo dato per errore, la prendiamo, la cancelliamo, vedete, siamo tornati dove eravamo prima. Abbiamo creato il livello di regolazione e abbiamo anche impostato 36, 16 e 0 la luminosità. A questo punto vediamo se fino qua perlomeno la nostra azione funziona. Quindi premiamo adesso F12 per far tornare tutto come prima. Ci posizioniamo su seppia, vedete, qui sull'inizio della nostra azione, e facciamo partire l'azione. Vedete, ecco qua, l'azione è terminata, tornato su, e qui abbiamo il nostro effetto seppia. Ora, la nostra azione non è finita qua, dobbiamo aggiungere tante altre cose, però volevo farvi vedere prima un'altra cosa. Guardate, adesso noi abbiamo creato questa azione, potrebbe essere anche molto lunga, lunghissima. Vogliamo cambiare i parametri, per esempio, del livello di regolazione che abbiamo immesso qua in questa azione. Ora possiamo, guardate, adesso vi faccio vedere, clicco su seppia, sull'intera azione, la duplico, vedete, e qui mi viene seppia 1 coppia. Poi posso rinominarla, naturalmente, posso scrivere per esempio seppia 2, vedete, e qui ho la stessa azione praticamente di quella di prima. Adesso a questo punto eliminiamo, vedete, il livello di tonalità e saturazione, proprio lo eliminiamo. Poi eliminiamo anche questi due percorsi che abbiamo fatto prima. Vedete, premiamo sempre il nostro tasto di avvio registrazione e creiamo un nuovo livello di tonalità e saturazione. Poi prendiamo le nostre proprietà e qui prendiamo sempre il colore. Mettiamo, stavolta mettiamo 30, però alziamo di molto la saturazione. E facciamo ok, fermiamo l'azione, premiamo F12, torniamo come prima e andiamo avanti. Vedete, adesso qui abbiamo i nuovi parametri che abbiamo inserito. Quindi questa azione, per esempio, la possiamo chiamare seppia, non so, soft, e questa qui seppia hard. E questo per farvi capire che le azioni si possono copiare. Come ad esempio, vedete, si può anche prendere, non so, una parte dell'azione, però se io la trassino, posso trassinarla da un'azione all'altra, però mi si toglie poi dalla prima. Adesso la riporto su, vedete? Invece, per copiarne una dovete andare qui, poi nelle impostazioni, duplica, vedete, si è duplicata e dopo di conseguenza potete prenderla e portarla sotto. Adesso questa qui la cancelliamo, poi questo era solo un esempio, cancelliamo anche seppia 2 e torniamo alla nostra azione e continuiamo. Premiamo F12, ritorniamo tutto come era prima e facciamo partire di nuovo l'azione. Vedete, adesso abbiamo la tonalità seppia che avevamo in precedenza. Ora dobbiamo aggiungere un altro livello di regolazione e questa volta inseriamo bilanciamento colore. Noi possiamo, guardate, qui abbiamo l'azione, vedete che è partita, si è posizionata all'inizio. Possiamo anche andare in un punto qualsiasi della nostra azione e aggiungere e far partire da qui la nostra registrazione. Oppure, vedete, come facciamo di solito, andiamo alla fine e continuiamo l'azione. Premiamo il tasto di registrazione e scegliamo adesso bilanciamento colore. Prendiamo sempre le nostre proprietà, vedete, e qui adesso come parametri mettiamo, dunque, vediamo un po', facciamo qui più 15. Qui 15, scusate, mi ero scordato di dirvi che inseriamo direttamente i numeri, l'ho fatto con la freccetta, va bene comunque. E qui invece facciamo meno 15, tolto l'ho fatto con il numerino, vedete? Più 15, 0, meno 15. Togliamo questa paletta, ci fermiamo e vediamo.
F12, facciamo ripartire. Ecco qua, vedete, abbiamo aggiunto questo livello di bilanciamento e colore. Guardate la differenza, il prima e il dopo. E vedete, si sono aggiunte le nuove due informazioni. Crea livello di regolazione, bilanciamento colore e le impostazioni che abbiamo scelto. Ora dobbiamo continuare la nostra azione, ma vedo che il tempo è meglio concludere qua il primo tutorial sull'azione e continuare nel secondo. Quindi ci vediamo col secondo tutorial. Arrivederci.